Buongiorno, sono circa, no, non circa, sono le 9:10 e adesso ci siamo svegliati, stiamo già mettendo a posto la roba, poi facciamo colazione e partiamo. E boh, stanotte si è stati bene, io c'è stato un momento in cui ho avuto un sacco caldo, che ero praticamente sudavo, e dopo quello ho avuto un po' freddo, perché col sudore poi ovviamente... Ho avuto un po' di freddo dopo, poi però tutto bene. E Gabri invece no, l'unico suo problema era il materassino. E basta. Adesso facciamo ancora, dobbiamo preparare colazione, quindi devo andare a lavare il pentolino. E poi mettiamo su l'acqua, l'ultima acqua che ci rimane, che facciamo un tè. E bomba. Quindi andiamo. Ok, abbiamo messo tutto a posto, ho già preparato gli zaini per arrivare su, perché già ripartire. Anche qua è tutto a posto, ripulito. Allora facciamo solo ancora un giretto e andiamo subito su al parcheggio, parcheggiamo e andiamo. Facciamo anche buttare la spazzatura di ieri sera, così poi non la lasciamo in macchina. E siamo pronti a partire. Col della Tours, sono solo 3 km, che sarebbe... là sopra quella montagna. Qua ho già fatto partire, ci siamo fermati, abbiamo riempito le borracce già, l'acqua abbiamo bevuto e adesso possiamo salire. Tanto lì da 1 ora e un quarto ci mettiamo sicuramente 1 ora, anche meno secondo me. Vediamo. Sotto il sole si schiattava, adesso siamo passati qua all'ombra, c'è una bella ritta fresca. Ci sono un po' di persone, ma perché appunto è un sentiero semplice e corto soprattutto, e quindi ci sono un sacco di persone che lo fanno, però io sto cercando di spingere, da seminarle tutte, così poi rimaniamo solo noi. Ci si prova almeno. Io ce l'hai oggi, le mie gambe sono già partite come un treno. Gabri, ingranare ancora. Adesso ingraniamo. Lui sta già recuperando energie, che non ce la fa più. I sacchi ci hanno superato. Solo su. Abbiamo fatto un po' di tagli su dritti, quindi probabilmente sarò anche meno di 3 km fino su. Però è 1:22, quindi più o meno siamo a metà. E boh, sale tutto così il sentiero. E ogni tanto ci sono dei tagli, quindi quando te la senti vai su dritto, vediamo. Poi, allora, l'idea è che se non è troppo tardi ce la sentiamo, l'idea sarebbe quella di andare alla Guglia Rossa, che è sopra ancora. Però dobbiamo vedere un attimo che ore sono, perché poi oggi pomeriggio devo essere giù verso le 4:30-5, quindi a Bardonecchia. Quindi dobbiamo vedere un attimo come siamo messi e quanto riusciamo a salire in fretta. Però oggi lui è un po' handicappato, quindi non so quanto riesco a salire in fretta. Lassù ci sono le 4 sorelle, vi lascio il link qui sopra, di qua. Qua c'è il sentiero e qua c'è una scimmia che ha cacato e lasciato sporco.
E di là invece c'è qualcosa. Allora, qua si è aperto una specie di falso piano, quindi teoricamente poi dovrebbe essere là dietro ancora. Qua c'era il piano piccolo. Buongiorno. Sì. Direi che poi bisogna scavallare là dietro. Sì, perché praticamente i laghi dovrebbero essere dietro quella punta lì. Vabbè, me lo ricordo perché quando eravamo sulle quattro sorelle si vedeva qualcosa della tour. Mi ricordo che c'era quello spuntone lì e poi dopo si apriva il prato. Però comunque sono 1, 2, 3 miniere magiche. Qua, come dicevo appunto, dovrebbe essere ancora lì dietro. Qua c'è l'ultimo pezzo, teoricamente. Qua è bello però. Sì, però. Ok, siamo praticamente arrivati lì dietro, ci sono i laghi. Qua c'è una scimmia che non cammina. Siamo arrivati su da qua. Adesso vediamo se per mangiare piuttosto. Adesso andiamo a vedere i laghi. Poi piuttosto vediamo qua. Qua su ci mettiamo sotto l'albero all'ombra e mangiamo il fresco se fa troppo caldo il sole. Invece quella punta lì è la guglia rossa, che se zoom si vede poi lì il sentiero che sale, che poi gira dietro e sale su in cima là che c'è una croce. Però boh, non penso saliremo perché oggi gambe non ce l'hai. Gambe non ce l'hai. Quindi boh, intanto andiamo a vedere qua il Col de la Tour e andiamo a mangiare l'ABC della merenda. Questo è il primo lago che praticamente acqua non c'è più, tutta secca, ci sono solo alghe e una pozza. Che merda. Tu mi hai fatto e poi lassù, lì subito dopo la fine della collina, c'è un altro che dovrebbe essere un po' più pieno. Purtroppo quel fatto conta che una volta arrivava qua su, lì c'era le cose, tutto, si è tutto rinsecchito fra. Là c'è il sentiero che va su per la guglia rossa. Adesso andiamo a vedere altro lago lì dietro. Allora, siamo arrivati da là. Ci siamo messi qui con la vista su entrambe le valli e sulla guglia rossa. Poi là dietro c'è il sentiero che sale verso l'altro lago. Ora ci mangiamo l'ABC della merenda, però abbiamo sbagliato. Abbiamo preso il formaggio morbido e cremoso. Noi volevamo quello duro e intenso. duro e intenso. Poi qui abbiamo il pane rustico e mezzo chilo di prosciutto nel suo zaino. Quindi adesso facciamo pranzo. Poi cos'altro c'è? Non dovevo il prosciutto, bro. È nella tasca davanti, fra. Quale? Quella lì. Ce l'hai il prosciutto? Ce l'hai, messo prima. Prosciutto non ce l'hai. Dove, zio? Ah, sento dove, eccolo qua. Ho trovato il prosciutto.
Ecco il nostro prosciutto e poi cos'altro c'è? Basta. Basta. Avvisci di la merenda. Allora, prima eravamo là, ora ci siamo alzati, ci siamo riposati per bene e stiamo andando a vedere il secondo lago lì sopra e poi scenderemo giù, quello lì è il primo. E abbiamo mangiato praticamente quasi tutto, ci avanza solo un po' più, un po' di pollo, qualche fetta di pane e due scatolette di tonno e l'acqua, vabbè, che abbiamo riempito prima. E boh, adesso andiamo a vedere l'altro lago che dovrebbe essere un po' più piccolo ma più pieno di acqua rispetto a questo, e poi ci sono meno persone, pertanto andiamo solo a vedere e poi torniamo giù alla macchina. E boh, alla Guglia Rossa non andiamo perché appunto è tardi, saremmo dovuti andare subito appena arrivati, però non ce l'abbiamo fatta, vabbè, sarà la prossima volta. Ok, allora siamo veramente arrivati su da qua. Qua però che si apre un panorama bellissimo, dove quella punta da dietro è il sommelier, vi lascio il link sopra di quando ci siamo andati se ve lo siete persi. Quello là è l'Olgiafro e qua poi c'era il lago. Questo qua appunto in realtà era più piccolo dell'altro, però adesso è più grande che ha più acqua. L'altro praticamente si è rinsecchito tutto. E anche qua una volta secondo arrivava fino là. Adesso però lì è tutto secco, non c'è più. E c'è qua adesso. Questo qua è più bello dell'altro. E comunque io e Gabri stavamo pensando che una notte in tenda qua, metti la tenda là sopra, sarebbe una hit assurda. Qua le stelle sì che le vedi bene. È pulita l'acqua? Sì, fra. Si vede il fondo. Stavamo facendo il giro del lago, quando è venuto abbiamo visto sto ceppo qua con delle cose sopra e poi ho visto che c'era lì una specie di libro di vetta, però cioè, non penso sia un libro di vetta, è più tipo un libro, sì, alla fine come fosse un libro di vetta, però ci sono tipo i ricordi di questo gruppo di persone che viene sempre qua. Viene sempre qua, penso sia sempre lo stesso gruppo, lui credo sia il fondatore, che poi quando è mancato hanno fatto tipo la targhetta qua e hanno fatto questa specie di monumento in sua memoria e vengono sempre a mettere ogni anno a cambiare il libro e a mettere le foto. E poi c'è sempre Cippo qua e se vai avanti ogni anno viene su. Vediamo, qua c'è un altro Cippo, una avventura, mette tipo le poesie. Una hit questo posto. Poi qua adesso è vuoto, quindi adesso qua è tutto fatto bene con l'hanno foderato di pelle le ossa qua ed era lì dentro. Adesso poi è dentro lo sacchetto, quindi adesso scriviamo e poi mettiamo via. Stavamo scendendo, quando è venuto siamo arrivati qua sopra il lago e abbiamo notato che c'è uno smile, quello lì è uno smile, c'è la faccina col sorriso e i due occhi. Però ci stavano chiedendo come cazzo è possibile che, cioè come l'hanno fatto, come fai a farlo, lanciando le pietre, ma non ci sono pietre. E poi quanto ci vuole? Infatti, cioè fare tutto il contorno di pietre, anche tipo se ci vai dentro poi... cioè ci sarebbe lo ci, esatto, cioè ci sarebbe il pezzo dell'occhio, il pezzo che entri, la magia è magia della montagna, è magia dell'alta quota, magia di alta quota, magia di bosco. E vedi, potevamo metterci qua prima fra all'ombra tranquilli. Prima eravamo lassù.
Vale Station, vai. Dovrebbe mancare poco, ora sto scendendo giù, cioè dal sentiero senza fare tagli, che così non è troppo ripido, però dovremmo già essere quasi arrivati. Penso, la salita è sembrato molto più lungo, boh. Da lassù siamo scesi tutto lì, da là poi siamo scesi qua e siamo arrivati alla macchina. Boom. Per un totale di 8,36 km, poi dopo tanto metto tutta il GPS con le altimetrie eccetera. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Saluto. Bella. Saluto.